A voi tutti la più cordiale buonasera. Passa per Mechelen, un piccolo centro fiammingo 30 km a nord di Bruxelles, l'avventura europea del Cagliari. Prima di entrare nello specifico di questa telecronaca vi leggo un comunicato sindacale. L'assemblea della testata giornalistica sportiva della RAI si dichiara insoddisfatta dell'incontro avuto con l'azienda che ha confermato lo scorporo dell'informazione radiofonica dalla TGS e il mantenimento delle redazioni sportive all'interno delle testate televisive, contraddicendo quanto stabilito in relazione all'ottimizzazione e alla valorizzazione dell'offerta sportiva. D'accordo con l'USI GRAI, il sindacato dei giornalisti RAI, sono stati indetti 2 giorni di astensione audio-video, sabato 27 e domenica 28 novembre, con riserva di ulteriori azioni di lotta. Dunque, tutto è pronto per questa sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa UEFA. È la gara di andata, vi trasmettiamo dallo stadio Achter de Caserme, dietro le caserme. Il Mechelen è una delle realtà provinciali più famose del calcio europeo, ha fatto molto parlare di sé tra il 1987 e il 1990. Vedremo contro il Cagliari quella che sarà la consistenza della squadra fiamminga più conosciuta probabilmente dal pubblico italiano come Malin. Mechelen è subito in attacco, un cross sbagliato. Diamo lettura rapidamente delle formazioni. Il Malin in campo con Prudhomme, Sanders, De Boek, Gijsbrecht, De Ferm, Van den Busch, Len, Bartolomeusen, Sabadini, Demesmaker, Czerniatinski. In panchina il tecnico Van Hoff. Lo schieramento del Cagliari: numero 1 Fiori, numero 2 Aloisi, numero 3 Pusceddu, numero 4 Villa, 5 Napoli, 6 Piricano, 7 Sanna, 8 Bisoli, 9 Deli Valdés, 10 Matteoli, 11 Oliveira. In panchina con Bruno Giorgi, responsabile tecnico, ci sono Di Bitonto, Veronese, Criniti, Pancaro e Allegri. Malin in attacco, deve andare a chiudere Gijsbrecht. Riprenderà il Cagliari, intanto c'è un intervento di Pusceddu. Intervento di Pusceddu, si scaldano subito gli animi. Siamo appena al primo minuto e mezzo della partita. Prova a improvvisarsi giustiziere anche Demesmaker. L'arbitro consulta il guardaline. Attenzione, c'è cartellino giallo nei confronti di Pusceddu. Ammonito Pusceddu dopo 1 minuto e 50 secondi. Un intervento a gioco fermo. Una partita in cui il Cagliari dovrà dare il meglio di sé anche sotto l'aspetto della tenuta nervosa. Il Cagliari si presenta qui in Belgio con alcune assenze importanti. Intanto rivediamo, ecco, l'intervento di Pusceddu su Sanders che si è prontamente ripreso. Colpo di testa di Bisoli, dicevamo delle assenze importanti, sono squalificati Herrera, Moriero e Bellucci. Giorgi non può contare su Marcolini, non utilizzabile in quanto è arrivato fuori tempo massimo per il regolamento UEFA. Eventualmente il Cagliari potrà servirsi di Marcolini a partire dai quarti di finale. Una conclusione da parte di Bartolomeusen. 2 minuti e 55 secondi. Sempre 0-0 qui a Mechelen. Il Cagliari ha eliminato la Dinamo Bucarest nel primo turno, i turchi del Trabzonspor nel secondo. Il Mechelen ha avuto ragione degli svedesi del Norrköping nel primo turno e dell'MTK di Budapest nel secondo. Fa molto freddo qui a Mechelen, siamo adesso intorno allo zero. Intanto Deli Valdés si fa fatica a mantenere l'equilibrio,
la conclusione da parte di Puscettu e in due tempi l'intervento di Prudhomme. Il sinistro, appello d'erba di Puscettu, l'intervento poi perfezionato di Prudhomme. Cagliari è in gran salute, come testimoniano le ultime due trasferte di campionato. Tre punti, due presi in casa della Sampdoria, uno domenica scorsa a Torino con la Juventus, con il Cagliari che è andato anche molto vicino al successo. Intervento di Villa. Oliveira, per lui una partita speciale, ha giocato con l'Anderlecht. Controlla il Malin. Con calma Villa. Bisoli, Matteoli. Non è in perfette condizioni fisiche Matteoli, ma sembra aver risolto gran parte dei problemi ad un ginocchio. Niente da fare per San, rimessa laterale in favore del Malin, che qui tutti naturalmente chiamano Mechelen, molto orgogliosi i fiamminghi. C'è grande rivalità anche con le squadre di Bruxelles. Si è aiutato Cerniatischi con una mano, ha sollecitato una munizione, in vano. Matteoli non ne ha voluto sapere, il direttore di gara. Stando al sorteggio, questa prima sfida tra Malin e Cagliari doveva essere giocata in Sardegna, ma il Cagliari ha chiesto e ottenuto inversioni di campo, sborsando a quanto si è preso $85.000, che fanno molto comodo al Malin, circa 150 milioni di lire. In questa maniera il Cagliari potrà giocare la gara di ritorno l'8 dicembre, nella speranza che l'afflusso di pubblico sia assai sostenuto, anche sfruttando la festività. De Buch, impostazione, ha provato a controllare Sabadini, poi Deli Valdés, intervento di Geisbrecht nella tradizionale maglia giallo-rossa, il Malin con calzoncini e calzettoni neri. Il terreno di gioco è gelato, abbiamo avuto la possibilità di provarlo ieri sera in occasione dell'allenamento di rifinitura del Cagliari. Molto difficile mantenere l'equilibrio e i giocatori del Cagliari si servono di speciali scarpini che sono stati fatti arrivare appositamente dalla Germania. Una ditta tedesca ha rifornito il Cagliari con un pullman che è arrivato qui a Mechelen poco prima dell'allenamento, scarpini che hanno moltissimi tacchetti, dotati di una piccola ventosa che aiuta a mantenere l'equilibrio. Punizione per il Cagliari. Capitan Matteoli, tutto nella sua metà campo, il Malin, interno destro di Matteoli, De Buch, Cerniatischi. Senza accorgersene ha intercettato Firicano, poi niente da fare per Sanna, chiuso da Bartolomeusen. Un po' a sorpresa il tecnico del Malin, Fibanov, una bandiera di questo club, prima come giocatore, adesso come allenatore, ha lasciato fuori l'attaccante ungherese Eseni. In pratica la prima punta del Malin è Cerniatischi. Spera evidentemente Banoff di sorprendere il Cagliari con degli inserimenti da centrocampo. Cagliari molto prudente nel suo assetto, sono in campo contemporaneamente Aloisi, Villa, Napoli, libero Firicano, mentre Puscettu ha il compito di spingere a sinistra, come abbiamo visto nell'azione di qualche minuto fa, conclusa con il tiro. Villa, un po' incerto Fiori in questa occasione,
arriva Demesmaeker, poi Cerniatinski sbaglia tutto con l'esterno del destro, palla che termina addirittura in fallo laterale. Lo stadio dietro le caserme, Achter delle caserme è capace di 14.000 posti, saranno circa 10.000 gli spettatori presenti per questa serata europea. Sanna, travolto da Bartolomeusen, ecco l'intervento di García Aranda, arbitro 37enne. García Aranda della Federazione Spagnola, i guardaline sono Olmosen e Lobera. Il Malin in avanti, Demesmaeker, Aloisi, gli ha concesso una chance Giorgi dopo la partita tutt'altro che esaltante giocata da Aloisi a Bucarest. Calcio di punizione per il Malin, richiamato Aloisi dal direttore di gara. Intanto, probabilmente non inquadrato, Van den Busch è andato a farsi consegnare dei guanti dalla panchina anche per i giocatori belgi, evidentemente più abituati del Cagliari. Stasera la temperatura è assai rigida. De Ferm, si è subito ripreso Demesmaeker, affrontato da Sanna, c'è rimessa in favore del Cagliari da fondo campo. Inquadrato Demesmaeker, che solitamente viene schierato da Van Hoff nei minuti finali delle partite del Malin, stasera una maglia da titolare. Perentorio lo stacco di Van de Busch. Il Cagliari Firicano è il libero, mentre Napoli ha preso in consegna Cerniatinski e Villa segue Sabadini. Aloisi si occupa del numero 10 Demesmaeker. Preso in controtempo proprio Demesmaeker, poi all'indietro Firicano, deve giocare di piede Fiori. Colpo di testa di Bisoli, ancora Bisoli, troppo lungo il passaggio per Olivera che però intercetta sull'errore di De Buch, ma arriva anche Gaisbrek. Prudhomme, il rinvio, l'intervento di Villa, finora molto puntuale anche negli anticipi. Ci sono 2 minuti di differenza tra il mio cronometro e la sovrimpressione della regia belga. Malin in attacco, sempre 0-0. Non può scattare l'azione di rimessa del Cagliari. Inquadrato Firicano. È stato positivo l'ultimo test sostenuto ieri da Napoli, che ha una ferita ad un polpaccio. Napoli in campo, Sanna lascia rimbalzare Oliveira, poi preso in contropiede Sanna. Demesmaeker non fa complimenti a Aloisi e c'è anche per lui cartellino giallo. Aloisi, secondo ammonito del Cagliari dopo Pusceddu. Rischiano la squalifica nel Cagliari Firicano, Matteoli, Oliveira. Spada di Damocle anche su Allegri, che però è in panchina. Bartolomeusen, arriva prima di tutti Bisoli,
poi Gaisbrecht si accontenta della rimessa laterale, lascia l'incarico a Sanders. Sanders spinge a destra per il Malin, De Ferm con il 5 a sinistra, Matteoli, Oliveira, mille motivazioni per Oliveira che colpisce l'arbitro. Regolare la posizione di Cerniatischi, controllo a seguire, è andato a chiudere Siricano. Cerniatischi è uno dei tre nazionali del Malin, gli altri sono Prodom, forse lo sportivo più noto in questo momento del Belgio, e anche De Boek, il giovane libero della squadra di Van Hoff. Bartolomeusen, Napoli, molto attento, molto concentrato. Non vanno bene le cose in campionato per il Malin, nell'ultimo turno ha pareggiato per 2-2 in casa con il Genk, ultimo in classifica. De Ferm, Villa, in avanti Sanders, Sabbadini, palla non giocabile, rimessa laterale per il Cagliari. Ecco Bisoli, stasera per lui il numero 8, assente per squalifica l'uruguaiano Herrera. Herrera sconta l'ultima delle tre giornate di squalifica, rimediate in occasione della gara di ritorno con la Dinamo Bucarest quando Herrera fu espulso. Oliveira, molto mobile, Bisoli, cerca lo spazio per il cross con il destro, prova direttamente la conclusione, Bisoli, lontanissimo il suo destro dal bersaglio. Il rinvio di Prodom. Punizione per il Malin. Se ne va Demesmaeker. Bartolomeusen. Non era distanza regolamentare sana. Gli ha tirato addosso la palla. Bartolomeusen. Lo guarda stizzito. Sanna. Continua il dialogo a distanza, intanto la punizione. Bartolomeusen, Bisoli, aggancia alla perfezione, deriva al des, ma sbaglia poi l'apertura con l'esterno del destro. De Boek, scavalcato a Luisi, Napoli non lascia passare Cerniatischi, poi Demesmaeker, molto attento l'arbitro in questa occasione, ha commesso fallo, Cerniatischi ha accennato ad una reazione. Matteoli è andato a difendere le ragioni del Cagliari. L'arbitro ha sorvolato adesso sulla reazione di Cerniatischi, punendo invece proprio nelle battute iniziali una spallata a gioco fermo di Pusceddu, punito con il cartellino giallo. Gaisbrecht ha anticipato Oliveira, rimessa laterale, Matteoli. Fondato nel 1904, il Malin ha vinto 4 campionati del Belgio, una Coppa nazionale, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea. Non passa a sinistra il Cagliari, poi la schiena di Pusceddu e la rimessa in gioco da parte di Sanders.
Sabadini ha toccato di prima, si allarga Demesmaeker, ma controlla malissimo. Aveva ricevuto da Lehn, inquadrato Demesmaeker. Ora positivo per il Malin, l'aggancio, Demesmaeker. Non ha concesso nulla finora il Cagliari per ciò che riguarda le conclusioni a rete. Ancora una volta un puntuale anticipo di Villa. Poi Puscettu. Aloisi su Demesmaeker, che poi va a disturbare Puscettu. Bisoli non controlla. Palla per Sabadini, di chiara origine italiana. Napoli se l'ha allargato a sinistra, Cerniatinski. Ancora Sanders. Presenti anche alcune centinaia di tifosi del Cagliari. Matteoli d'esterno destro, esce Prudhomme, preferisce la respinta di piede. Prudhomme è anche il capitano del Malin, compierà 35 anni il prossimo 24 gennaio. Fermato irregolarmente Sabadini, intanto adesso il cronometro della televisione belga è stato risistemato. 20 minuti di gioco. Cerniatinski ha spinto Napoli, se la prende con i compagni Cerniatinski, un leader di questa squadra, Alex Cerniatinski, più di 200 gol nel campionato belga, ha giocato in tutte le squadre più famose del Belgio tranne il Bruges, Anderlecht, Standard Liegi, Anversa. Aloisi fa carambolare la palla sui piedi di Demesmaeker. Aloisi attende l'arrivo di Demesmaeker e poi rinvia colpendo di leggero esterno destro, rimessa laterale. Solo decimo in classifica il Malin, 14 punti in altrettante partite, siamo lontani dallo squadrone che metteva paura un po' a tutta Europa nella sua fase d'oro. Ricorderanno bene il Malin, intanto svirgola Puscettu, i tifosi dell'Atalanta, quelli della Sampdoria e anche quelli del Milan. L'Atalanta ebbe la peggio nell'edizione della Coppa delle Coppe, poi vinta dal Malin, invece la Sampdoria e il Milan riuscirono a regolare la squadra fiamminga. Matteoli, Oliveira, Deli Valdés cerca spazio in mezzo a tre avversari ma sbaglia, Demesmaeker, entrerà Demesmaeker, lo segue da vicino Aloisi, non riesce a girarsi Demesmaeker. Intervento di Aloisi, calcio d'angolo per il Malin. Paul Demesmaeker. Sabadini per il corner. Poi Siricano. Rimessa per il Cagliari, anzi per il Malin, Sabadini. De Ferm, Villa, un po' come era successo in occasione della gara d'andata in Turchia con il Trabzonspor, il Cagliari bada soprattutto a non prenderle. D'altronde la scelta di Giorgi di inserire
contemporaneamente tre marcatori, un libero più Cusceddu, che ha dei problemi naturalmente a centrocampo. Il Cagliari ha qualche difficoltà a fronteggiare il centrocampo avversario. Il club sardo è in inferiorità in quel settore del campo e dunque anche la difesa è sottoposta ad una certa pressione, anche se finora il Malin non ha trovato modo di rendersi veramente pericoloso. De Boek, Prodome, Bisoli, Deli Valdés, Matteoli. Deli Valdés e calcio di punizione per il Cagliari. L'irregolarità da parte di Sanders, Matteoli. Il Malin, Sabadini, lancia Demesmaeker. È un po' in ritardo Napoli, Demesmaeker. Cerniatischi, la parata di Fiori. Aveva seguito l'azione Cerniatischi. Ottima l'assistenza da parte di Demesmaeker, che riceve anche l'applauso del compagno di squadra. Rivediamo, Demesmaeker con molta freddezza evita anche il rientro di Villa, appoggia a Cerniatischi, sinistro che trova Fiori molto attento. Mancano naturalmente al Cagliari la velocità, la fantasia di Moriero. È stato trattenuto Matteoli, ha visto Garcia Aranda, punizione. Oliveira, Sanna, scivola Deli Valdés, certo abituato a tutt'altre condizioni per ciò che riguarda il terreno di gioco. Cusceddu, lo sprint di Cusceddu, ottimo il cross anticipato Deli Valdés. Villa, niente da fare per il generoso Cusceddu. 26 minuti del primo tempo, sempre 0-0. Sono quattro i giocatori del Malin, superstiti sportivamente parlando, della squadra che nell'88 conquistò la Coppa delle Coppe battendo in finale l'Ajax per 1-0 a Strasburgo. Si tratta di Prodome, Sanders, De Ferme e Demesmaeker. Il Malin in attacco, Bartolomeusen, stato neutralizzato in fallo laterale da Sanna. Poi Lane, non passa Sabadini, è andato a dare una mano a Villa Firicano. Deli Valdés contro Gaisbrecht, all'indietro per Cusceddu. Bisoli, molto largo Sanna, lo ha visto Bisoli, ottimo il controllo di Sanna, conquistato la piena fiducia di Giorgi, che ne aveva annunciato l'impiego da titolare già nel dopopartita di Juventus Cagliari. Bisoli si procura un calcio d'angolo, 28esimo minuto. Arriva Cusceddu, primo piano per Michel Prodome, interno sinistro di Cusceddu, la finta di Bisoli che ha cercato di sorprendere il Malin sul primo palo. Anche Firicano in area di rigore. Matteoli, un po' lento in questa occasione Matteoli. Poi Aloisi,
Napoli. Intervento a gamba tesa di Lane. Non perde tempo Firicano. Oliveira. Si muove per linee orizzontali Oliveira. Con l'assenza di Moriero si intensifica il lavoro per Usceddu, che deve sopperire dalla parte opposta, cioè da sinistra, con i cross per i due attaccanti. Rispetto a Moriero, Sanna, in campo con il numero 7, ha attitudini più difensive. Pericano in anticipo su Demesmaker. Eccolo qui, libero del Cagliari. Un Cagliari che ora interviene con Villa Len. Fiori si distende, un tiro non forte ma ben indirizzato. Questo diagonale che vale il calcio d'angolo dopo l'intervento di Fiori. C'è stato anche un tunnel involontario da parte di Len e Fiori ha rimediato. Era partito con un attimo di ritardo, probabilmente perché coperto. Calcio d'angolo di Sabatini e il Malin si rende molto pericoloso proprio alla mezz'ora. Il calcio d'angolo di Sabatini e l'intervento di De Ferm. Deve stare molto attento il Cagliari, ha preso gol, su palla inattiva anche a Trabzon, poi rimediando nel finale con Deli Valdés. Ancora il panamense Matteoli. Oliveira. Con il terreno di gioco in queste condizioni naturalmente è ancora più problematica la situazione per giocatori molto dotati tecnicamente, che hanno dei problemi in fase di controllo. È difficile anche per Oliveira e Deli Valdés far risaltare tutta la loro agilità. L'acrobazia di Aloisi, poi Napoli. Cerniatischi, finta su Firicano. Ne aspetta le mosse Firicano, si allarga Cerniatischi, interno destro e Villa non consente a Sabatini di girarsi. E vediamo l'altra angolazione, a vuoto con il piede destro Villa, ma l'intervento è bastato per disorientare Sabatini, Marino Sabatini. È ristabilito dopo un'influenza patita negli ultimi giorni. Intanto il Cagliari con Pusceddu, velocissimo, saltato De Buc, poi Sanna, Deli Valdés, soprattutto ad allargarsi Sanna, la rimessa laterale per il Cagliari. Deli Valdés, Matteoli, palla sul sinistro e c'è il gol di Matteoli. 33esimo minuto, io ho dei rumori in cuffia, ma il Cagliari è andato in vantaggio con Matteoli al 33esimo minuto. Un gol splendido, niente da fare per Prodom. Grande Matteoli al 33esimo. Si è sistemato la palla sul sinistro. Ecco qui Matteoli, palla sul sinistro e un gran tiro a rientrare, niente da fare per Prodom. Gol splendido al 33esimo minuto. Rivediamo da altra angolazione Matteoli,
inutile il volo di Prodom, palla nel sacco, un gol importantissimo. Il Cagliari conferma quella che è una sua tradizione relativamente a questa stagione 93-94, è sempre andato in gol nelle partite in trasferta sia di campionato che di Coppa UEFA. Matteoli al 33esimo. Ora vediamo la qualità della reazione del Malin. Calcio d'angolo, ancora una volta Sabadini. Fiori di pugno, poi prolunga Oliveira. Sabadini, cross e intervento di Siricano. De Mesmacher controlla la traiettoria. Fiori, palla a fondo campo, rimessa per il Cagliari. Io segnalo allo studio di Roma che continuano ad arrivare in cuffia suoni relativi ad un'altra trasmissione. Noi andiamo avanti in cronaca qui allo stadio Haxter de Caserme, siamo al 35esimo minuto. Il Cagliari è in vantaggio in Belgio. Il Malin, Cerniatischi non è soddisfatto della posizione dei compagni. Brutto colpo naturalmente per la squadra di Van Hoff. Cerniatischi controlla, mette in area. Sabadini sembra assai meno efficace, fortunatamente per il Cagliari l'apporto di Sabadini rispetto a quello che ha offerto Eseni, l'ungherese Eseni, che è un po' il bomber del Malini in questa stagione, con 7 gol in campionato, 4 in Coppa UEFA. De Boek, Van den Bosch, Cerniatischi, De Mesmacher, ma la rimessa in favore del Cagliari. Molto energico l'intervento di Van den Bosch su Matteoli. La regia ha seguito quello che è finora l'uomo partita, Matteoli. Il sinistro memorabile, Matteoli è andato a segno sul calcio di rigore più volte nel corso di questa stagione. Poi palla irraggiungibile per Pusceddu. Si fanno sentire i tifosi del Cagliari ora inquadrati dalla regia belga. Matteoli con la sua esperienza fa guadagnare tempo alla difesa del Cagliari pur concedendo un calcio di punizione. De Boek, Napoli, poi Bisoli, non ha fatto complimenti Sanders. Si sentono solo i tifosi del Cagliari adesso allo stadio dietro le caserme di Mechelen. Attenzione a Cerniatischi, 38esimo minuto. Cerniatischi, un gol di grande astuzia. 38esimo, il Malin ha pareggiato. Cerniatischi, un'esultanza anche contenuta pur trattandosi di una serata europea, cerca di scuotere i compagni. Cerniatischi, rivediamo, cavalcato Bisoli. Cerniatischi anticipa Napoli,
e con un tocco che denota grande esperienza nonché opportunismo. Avete visto che è scivolato anche Fiori, che ha perso un attimo la posizione. Czerniatynski lo ha castigato. Dunque botta e risposta nello spazio di 5 minuti. Galvanizzato adesso il Malin, anche se è scivolato Bartolomeusen. Scavalcato De Fern, ma De Buc anticipa Deli Valdez. Un po' incerto dell'occasione Pisoli, poi Villa all'indietro. Fiori. Una respinta non proprio agevole. Cinque minuti è durato il vantaggio del Cagliari, comunque importantissimo per la squadra di Giorgi essere andata in gol. Sanders fermato. Villa. Puscettu. Molto largo per Sanna. È andata a chiudere De Ferme. Aloisi, Matteoli, poi Oliveira, Gisbrex, forse si è aiutato con il braccio destro, Napoli, Fiori, va a cercare la precisione ma non riesce a raggiungere Villa, o meglio lo scavalca. Rimessa laterale, Len, un attimo di distrazione e il Malin ha colpito. Len respinge Demesmaker. Oliveira, trattenuto per la maglia Sanna, fallo intenzionale, ci sarebbero anche gli estremi del cartellino giallo. Non perde tempo il Cagliari. Poi il Malin, finale molto intenso di questa prima frazione di gioco, 41esimo minuto. Napoli, stavolta anticipa Czerniatynski. Demesmaker. Len, in scivolata Pisoli. E ora il momento dei tifosi del club fiammingo, grande rivalità con Bruxelles, già eliminato dalla Coppa del Belgio, il Malin è piazzato male in campionato, si affida alla Coppa UEFA per dare un senso positivo a questa stagione. De Ferm, Demesmaker, De Buc, Demesmaker, vuole sfruttare fino in fondo l'opportunità concessagli da Van Hoff. Palleggio di Czerniatynski e ancora una volta il Malin vicinissimo al gol, stavolta con la conclusione di Len. Ecco il palleggio di Czerniatynski, un po' disorientato Napoli. Len sotto misura, sbaglia la coordinazione. Ecco l'inquadrato, Frank Len. Questa chance per il Malin al 42esimo minuto. Demesmaker, Czerniatynski, molto potente anche fisicamente Czerniatynski, si oppone Napoli, García Aranda concede un calcio di punizione sul quale si potrebbe anche discutere. Sono chiariti Czerniatynski e Napoli. Bartolomeusen, mentre si piazza Czerniatynski a centro area, può concludere ma anche fare da torre Czerniatynski. E stare molto attento
Napoli si è distratto un attimo, il Segnatinski ha colpito. Bartolomeusen, poi Fiori, dopo che la palla era stata toccata da Bisoli. Non c'erano gli estremi del calcio di punizione, non era un passaggio volontario. Van de Busch, Matteoli, Cuscettu, saltato un avversario, all'indietro per Matteoli, un gol pesantissimo il suo, che fa ben sperare in vista del ritorno, ma naturalmente c'è ancora molto da giocare. 44esimo del primo tempo, Villa, eccessiva questa profondità del passaggio di Villa per Cuscettu, che si sobbarca un lavoro notevolissimo su e giù lungo la fascia sinistra. A differenza di altre occasioni, il settore mancino è quello preferito dal Cagliari per questa serata europea, vista l'assenza di Moriero. Sanna è un giocatore di caratteristiche completamente diverse, sta comunque offrendo il suo contributo. Di prima Matteoli per Oliveira, aggancio, entra in area Oliveira, fermato da Geisbrek, poi Bartolomeusen, Demesmaker, molto agile, vivacissimo, Len, Siricano, si lamenta con Fiori Siricano per la mancata uscita, lo guarda anche dopo aver scaraventato la palla in fallo laterale. Aldo Siricano, libero del Cagliari, che dopo i problemi della fase iniziale del campionato, problemi che sono costati la panchina a radice, ha imbroccato la strada giusta. Le cose stanno andando benissimo per il club sardo, che in campionato è addirittura al settimo posto con 13 punti in 12 partite, come la Lazio e la Cremonese. Siricano, Demesmaker, già un minuto di recupero nel primo tempo, poi Aloisi e l'arbitro manda le squadre al riposo. 1-1 dunque tra Malin e Cagliari al termine del primo tempo. Il rossoblù in vantaggio con Matteoli, un sinistro magico, un gran gol del capitano, ma dopo 5 minuti il pareggio tutto di astuzia da parte di Cerniatinski. Un secondo tempo naturalmente tutto da seguire, ci risentiremo fra poco più di 10 minuti. Ed eccovi di nuovo collegati con Mechelen, stadio Achter de Caserme, per il secondo tempo di Malin Cagliari, gara di andata degli ottavi di finale della Coppa UEFA. 1-1 il punteggio dopo il primo tempo, Malin in avanti, Bartolomeusen per questo calcio d'angolo, ha sfiorato Siricano, Deli Valdés, c'è una novità per quanto riguarda il Malin in campo con il numero 14 Ezeni. Intanto il Cagliari in contropiede, si è fermato Deli Valdés, inserimento di Oliveira, poi si è alzata la bandierina del guardalinea a segnalare una posizione di fuorigioco. Ecco inquadrato l'arbitro spagnolo García Aranda, che dirige per la prima volta una squadra italiana. I gol nel primo tempo di Matteoli al 33esimo, il sinistro degno di un campione come Matteoli. Al 38esimo Cerniatinski, altro elemento assolutamente rappresentativo della qualità del calcio belga. Troveremo il Belgio nella fase finale del mondiale. Intanto l'intervento di Fiori in anticipo su Bartolomeusen. Proprio una settimana fa, come d'altronde l'Italia, il Belgio ha staccato il biglietto per Stati Uniti 94. Belgio si era un po' complicata la vita nel suo girone dopo una fase iniziale del tutto positiva, non doveva perdere in casa con la rappresentativa della Repubblica Ceca e Slovacca, è riuscito nell'impresa e dunque parteciperà per la quarta volta consecutiva alla fase finale del campionato del mondo. Di quel Belgio faceva parte anche Oliveira, che però è stato sostituito all'ottavo minuto del secondo tempo dal tecnico Van Imst. Oliveira non ha gradito affatto
E infatti ha dedicato polemicamente il suo gol alla Juventus di domenica scorsa proprio al tecnico della nazionale belga. Dunque una motivazione in più per ben figurare da parte di Oliveira, che è stato una delle stelle dell'Anderlecht, con il quale ha anche vinto molto. 38 gol in 3 campionati. Eccolo qui, inquadrato Oliveira. Arrivò in Belgio a 16 anni. Giocava nelle giovanili e dava anche una mano ai magazzinieri per 400.000 lire al mese. De Buch controlla, rimessa da fondo campo per il Malin. Non c'è più in campo il numero 10 Demesmaeker, sostituito da Eseni, attaccante ungherese. Questa la mossa dunque di Van Hoff per il secondo tempo. Resta invece confermato lo schieramento del Cagliari, lo ricordo a beneficio di quanti soltanto adesso si ponessero all'ascolto e alla visione di Rai 1. Lo faremo magari al termine di questa azione. Sanna, la finta, cross ad interno, intervento di Prodome in anticipo su Oliveira. Lo schieramento dei sardi con Fiori, Aloisi, Pouchet, Duvilla, Napoli, Siricano. Intanto rivediamo la presa di Prodome. Sanna, Bisoli, Deli Valdés, Matteoli, Oliveira. Ancora il Cagliari. In fuori gioco Pucetto. Un attimo di ritardo da parte di Deli Valdés nel lanciare Pucetto puntuale nella sovrapposizione a sinistra. Deve dare fondo a tutta la sua capacità polvonare Pucetto per questa trasferta europea in Belgio. Matteoli, Sanna, rapidissimo, ha avuto la meglio su Bartolomeusen, non ha potuto controllare. Cagliari ancora una volta in gol in trasferta, è accaduto sempre in questa stagione, nell'unica volta in cui il Cagliari è rimasto secco ha pagato questa eccezione con la eliminazione dalla Coppa Italia a Cesena. Ecco Deli Valdés, posizione regolare, il recupero da parte di Sanders, recupero decisivo di Sanders su Deli Valdés, era in posizione regolare Deli Valdés. Pucetto rinuncia al retropassaggio, preferisce scaraventare direttamente in fallo laterale, poi una spallata su Cerniatinski, deve stare molto attento Pucetto perché è già stato ammonito proprio al primo minuto di gioco. Cerniatinski scatena la sua rabbia, ringhia prima su Pucetto poi su Napoli. Ecco inquadrato Pucetto che si lamenta anche con il guardaliere, rivediamo. Si è un po' aiutato con il gomito sinistro Pucetto, naturalmente Cerniatinski ha accentuato le conseguenze di questa piccola spinta. Ma attenzione al Malin che beneficia di un calcio d'angolo. Bartolomeusen, Sanna di testa addirittura. Poi Pucetto, più spazi adesso per il Cagliari. Deli Valdés, preciso il tocco di esterno destro ma sbaglia tutto San. Erano lanciatissimi Deli Valdés e Oliveira, molto vicini peraltro. Non aveva dunque molte soluzioni a disposizione San, che comunque ha sbagliato in questa occasione. Napoli su Cerniatinski, Garcia Randa concede la punizione. Settimo minuto, 40 secondi della ripresa, 1-1 qui a Mechelen. Cerniatinski, attaccante di rincalzo a questo punto della nazionale, è entrato in campo anche nella gara che ha sancito la qualificazione del Belgio ai mondiali.
palla Eseni, il nuovo entrato, più indietro Sabadini, a sinistra Bartolomeusen. Sono quattro adesso gli uomini in barriera. Eseni, sinistro potente ma alto, ecco inquadrato il giocatore ungherese Denes Eseni, 25enne, negativa la sua stagione 92-93, si parlava di taglio per Eseni che è stato confermato e ora è uno degli uomini più positivi di questa stagione del Malin, come già detto 7 gol in campionato, 4 in Coppa UEFA. Predom, c'è la pressione del Cagliari, Napoli voleva raggiungere Oliveira, poi subito Sanders, Sabadini, lo sprint, la velocità di Puscetto che a mio avviso sta disputando una gran partita. Devo solo controllare i nervi Puscetto, per il resto il suo apporto è stato importantissimo nel gioco di gioco del Cagliari. Ora Sanders per il Malin, saltato Bisoli, cross di Sanders, Fiori e padrone dell'area di rigore con questa presa al 10° minuto. Tecnico del Malin Vanhoof ha dichiarato alla vigilia che la sua squadra aveva il 30% di possibilità di qualificazione. Parole molto positive nei confronti del Cagliari, c'è molta attenzione a quello che viene definito semplicemente il calcio all'estero e in Belgio, cioè il nostro football, e in modo particolare al Cagliari vista la presenza di Oliveira, ex Anderlecht. Un'ulteriore motivazione, ne abbiamo già date tante per Oliveira in questa partita a Mechelen, è data dal fatto che non è mai riuscito a far gol a questa squadra fiamminga. Sanders, poi Bisoli, Len su Matteoli. È rimasto in panchina anche stavolta Allegri, che Giorgi considera naturale sostituto di Matteoli. Riesce tutto a Puscetto, ma naturalmente non può dribblare la bandierina del calcio d'angolo, rimessa laterale per il Malin. Dicevamo di Allegri che è un po' un separato in casa per il Cagliari, è nullo il dialogo con il tecnico Giorgi, anche se Allegri ha offerto contributi qualitativi notevoli al Cagliari quando Giorgi gliene ha dato la possibilità, ma evidentemente per lo schema di gioco del responsabile tecnico del Cagliari, Allegri insieme a Matteoli è un lusso. Bartolomeusen, Aloisi, rimessa da fondo campo per il Cagliari che protegge questo pareggio. Intanto scende sempre di più la temperatura qui a Mechelen, siamo a meno 4. Bartolomeusen, Matteoli con calma, Aloisi, preciso il passaggio a Deli Valdés, molto lucido il Cagliari, Bisoli, intervento di Sanders, fermato Len, Matteoli, offside per Oliveira, Lulu Oliveira,
Sabadini. Non può nulla per l'intervento di Villa prima e Bisoli poi. Gesbrecht. Segnetischi ha preso qualche metro di vantaggio a Napoli, andato a chiudere Siricano. Poi Bisoli, che ha sostituito Siricano nella posizione di libero in questa occasione. Alex Cerniatinski, porta a centro area. Non gli ha concesso molto Napoli, ma nell'unica occasione avuta Cerniatinski non ha perdonato. Al 38esimo del primo tempo. Sabadini, interno destro, allontana Sanna. Scatto di Oliveira. Sanders. Cerniatinski. Il Malin sciupa questa possibilità con De Buch, che si era portato in avanti. Il libero De Buch lo ha sostituito momentaneamente Van de Busch. Poi Len. Cerniatinski cerca di fargli spazio portandosi al centro Sabadini. Intervento di Garcia Randa. La punizione è per il Cagliari. Matteoli, Deli Valdez. Poi Siricano e rimessa laterale. Mezz'ora alla fine di una partita che si sta sviluppando positivamente per il Cagliari, che non ha sofferto più di tanto il Malin, trovando anche il modo di colpire con la freddezza, la classe di Matteoli, suo grande bagaglio tecnico. Poi la reazione del Malin ha prodotto il pareggio. Qualche minuto di affanno al termine del primo tempo, ma in questa ripresa Cagliari può ritenersi soddisfatto finora. Eseni, Sanna, Garcia Randa punisce l'intervento di Sanna, considerato a gamba tesa nei confronti di De Ferm. Napoli si è aiutato con una mano Bisoli, ma era stato spinto, molto attento e anche molto vicino Garcia Randa. Cusceddu, sempre più problematico mantenere l'equilibrio sul rettangolo di gioco dello stadio dietro le caserme di Mechelen. Anche se gli scarpini speciali che Cagliari ha fatto portare dalla Germania sembra aver funzionato abbastanza. Sabadini, Sabadini ha trascinato il Malin al pareggio con il Genk nell'ultimo turno di campionato, era sotto di due gol la squadra di Banoff. Interno destro di Sabadini, colpo di testa è stato di Napoli. Cusceddu, non può nulla Oliveira. Kern Sanders, Van den Busch. Questo Malin è lontanissimo da quello che primeggiava in Europa tra l'87 e il 90, ma bisogna fare i conti anche con le motivazioni. Tanto fuori il colpo di testa di Cerniatinski, con le motivazioni di una squadra che vede ormai solo nella Coppa UEFA l'occasione di riscatto. Fallito l'obiettivo Coppa del Belgio, in campionato non può sperare più di tanto il Malin vista la posizione in classifica. Matteoli,
insiste nell'azione individuale Matteoli. Bisoli su standard calcio di punizione. De Buch. Sabadini. Tempismo di Matteoli, ma ancora il Malin con Sanders. Sanders in anticipo su Cusceddu, non concede nulla in difesa il Cagliari. Firicano, un po' isolato Oliveira, però controlla Deli Valdés. Deli Valdés per Oliveira che scatta in posizione regolare in ritardo De Buch. Oliveira aspetta l'arrivo a centrarea di Deli Valdés e poi cerca di superare De Buch che non si fa girare, resiste anche a un intervento irregolare di Oliveira. Calcio di punizione per il Malin, 19esimo del secondo tempo. Sempre 1-1 qui a Mechelen. Sanders. Da giù Bisoli, Matteoli. Aspetta il momento giusto per il passaggio. Sanna. In avanti anche Napoli. Sanna. È imperfetto il controllo di Napoli. Poi De Ferm. Sanna. Aiuta Napoli, poi non si può chiudere il triangolo perché Sanna è stato fermato, probabilmente in modo irregolare, non se n'era accorto Napoli. Michel Prudhomme, molto stimato per la bravura ma anche per le sue qualità umane, grande popolarità in Belgio per Prudhomme. Cusceddu. Villa. Salta Deli Valdés, il cannoniere del Cagliari fino a questo punto della stagione, Deli Valdés con 7 gol in campionato ma anche 2 reti pesanti, in trasferta in Coppa UEFA a Bucarest, a Trabzon. Len per il Malin, a vuoto Bisoli, va giù Len sull'attacco irregolare di Cusceddu. Len rifiuta le scuse di Cusceddu. Un po' di incertezza nel Malin, arriva De Buch. Bisoli con autorità. Poi una spinta su Sanna da parte di Bartolomeusen. Una mossa di Van Hoof è stata quella di spostare a sinistra Bartolomeusen, l'inserimento di Eseni al posto di Demesmaeker ha cambiato qualcosa nell'assetto tattico del Malin, anche se fino adesso Eseni non ha offerto l'apporto in cui sperava il tecnico del Malin, si è visto pochissimo il numero 14 l'ungherese Eseni. Anticipo di Firicano. Spesso alcuni interventi non possono essere perfezionati perché i giocatori fanno fatica a restare in piedi, terreno ghiacciato. A vuoto Bisoli ancora, poi Napoli. Villa in anticipo su Sabadini, non rischia, Villa deposita in fallo laterale. Matteo Villa, 23enne, palla non giocabile da Sander, rimessa per il Cagliari. Firicano per Valerio Fiori, positiva la sua stagione, Fiori cerca di dimenticare le amarezze patite durante l'esperienza laziale. Proprio contro la Lazio in campionato Fiori ha disputato una delle sue partite migliori in carriera. Intanto Cerniatinski, palla sul destro, teso il cross e Fiori deve evitare l'autogol dopo l'intervento di Bisoli. 23esimo minuto del secondo tempo, Bisoli
non si è fatto ingannare Fiori, un riflesso notevolissimo del portiere del Cagliari. Sul cross di Cerniatinski, Bisoli stava per combinare un bel guaio, ora Filicano. Uscetto, ultimo quarto di questa sfida di andata degli ottavi di finale della Coppa UEFA, un turno assai positivo per le squadre italiane, pareggio del Milan proprio qui vicino a Bruxelles con l'Anderlecht ieri sera in Coppa Campioni, la Champions League, poi i successi della Juventus sulle Tenerife e dell'Inter a Norwich in Coppa UEFA, per Parma e Torino in Coppa delle Coppe bisognerà attendere il mese di marzo. Sanders, Ezeni, Sanders, conclusione al 25esimo minuto da parte di Ezeni, controllo, tiro di destro, rivediamo, buona la coordinazione da parte di Ezeni, si mette in luce dopo 25 minuti di gioco, entrata in campo nella ripresa al posto di Demesmaker. La finestra di Puscettu, Puscettu per Deli Valdés anticipato, Len, Ezeni, la pressione di Napoli su Cerniatinski, calcio di punizione. Sbagliata questa sovrimposizione, questa sovrimpressione, era inquadrato Sanna. In difesa il Cagliari. Intervento di Fiori sul colpo di testa di Gaisbrecht. 26esimo minuto. Il colpo di testa di Gaisbrecht, lo stopper che si è portato in attacco. E anche il difensore centrale, lo stopper della nazionale under 21 del Belgio, ancora in evidenza Fiori, Cerniatinski, Len, Chiricano, molto mestiere, ottimo senso del piazzamento, poi Matteoli, Oliveira, non supera la guardia di Van de Busch. Puscettu può giocare comodamente per Napoli, aziona invece un dribbling e poi il rinvio. Sabadini, posizione molto arretrata. Villa, Oliveira, Sanna, Cerniatinski, poi Bisoli ad arpionare la palla, Sanna, Bartolomeusen in chiusura su Bisoli, duello tra numeri 8. De Buch, De Ferm, Bartolomeusen, Len, palla sul destro, ha ribattuto Siricano. Non si può certo dire che il Malin agevoli il compito dei giornalisti con questi numeri neri su maglie rosse e gialle, per non parlare poi della sistemazione in tribuna stampa. È sconosciuto il concetto di cabine,
per gli addetti ai lavori. Questo sorprende un po' in una squadra che è arrivata ai vertici del calcio europeo. Pusceddu. Ancora Pusceddu. Si dedica tutto a compiti difensivi il Cagliari, una tattica finora premiata dal punteggio. Matteoli ha avuto una chance, non ha sbagliato. Intanto Cerniatinski è andato a spingere Napoli, ma ha visto García Aranda. Direi molto positiva la direzione della giacchetta nera spagnola García Aranda, coadiuvato da Olmosen e Lobera. In due tempi Gaisbrex, poi Oliveira, alla meglio The Book, Bisoli. La qualità delle giocate non è eccelsa, ovviamente notevole l'agonismo. Il Cagliari cerca di impedire il ragionamento al Malin, che ora prova a sinistra con Bartolomeusen. Arriva Sanna, evitato, palla sul destro per Bartolomeusen, che ha però nel sinistro il piede più congeniale. Ora Deli Valdés sbaglia, interviene Matteoli. È la mezz'ora della ripresa, sempre 1-1. Bisoli, Matteoli, Deli Valdés, ottimo il colpo di testa a seguire per Sanna, che va a cercare Oliveira, lascia rimbalzare Oliveira, arriva dietro anche Sanders, è stato poi neutralizzato Oliveira da Gaisbrex. Il pareggio va benissimo al Cagliari, che ha anche segnato un gol. Cerniatinski, The Book, Sabadini, il tocco di Sanna, la rimessa laterale, Sabadini per De Fer, Bisoli, Sanders, Bisoli. Cagliari non riesce mai a lanciare Oliveira. Pusceddu, senza badare tanto alla precisione, trova comunque Sanna. Deli Valdés, Sanna. È andato a vuoto Van den Bosch. Oliveira, sinistro. Oliveira, la chance che aveva tanto cercato. 31esimo minuto, 40 secondi. Ha potuto caricare il sinistro Oliveira, era forse troppo vicino la palla al momento dell'impatto. Oliveira, Oliveira ha segnato un gol alla Dinamo Bucarest, 3 reti in campionato, le vittime tra virgolette Lazio, Piacenza, Sampdoria. Cerniatinski, rimessa laterale per il Malin, se ne incarica Van den Bosch. Sanders, Chiricano, forse un po' precipitosa questa giocata di Chiricano, poteva servire con più tranquillità Oliveira. Attenzione, Napoli, poi Sanna, De Ferm su Deli Valdés. Non si è visto molto Deli Valdés stasera, se non in qualche passaggio
per Oliveira, sostiene di essere stato spinto Cerniatinski. E ora c'è tra poco un'altra sostituzione, intanto rivediamo. Abbiamo rivisto l'azione precedente, protagonista Cerniatinski. Vanoff manda in campo con il numero 15 Van Gompel al posto di Sabadini. Siamo al 34esimo minuto della ripresa. Kurt Van Gompel, ventenne. Si aspetta da lui Vanoff un contributo migliore in attacco rispetto a quanto prodotto da Sabatini. Van Gompel è andato a sistemarsi a sinistra dell'attacco del Malina, al centro Cerniatinski, a destra Eseni. Villa su Eseni, Napoli continua su Cerniatinski. Aloisi sta chiedendo spiegazioni a Giorgi. Intanto il Malin. È stato concesso spazio a Sanders. Il cross di Sanders, Fiori. Un'uscita in anticipo su Eseni. Poi il rinvio. Sbaglia Fiori. Problematico il controllo, nonché infelice per Sanders. Intanto per il Cagliari si sta scaldando Veronese. Aloisi si sta occupando della marcatura di Van Gompel. Vedremo adesso la mossa di Giorgi. Forse non ritiene Giorgi Aloisi il più adatto per Van Gompel. Staremo a vedere. È pronto ad entrare in campo Veronese, intanto De Buch. Poi un intervento irregolare su Bisoli, che si è piazzato davanti alla difesa tentando di arginare gli attacchi del Malin con il suo contributo agonistico, il suo anche peso atletico. Ed ecco la sostituzione, è Napoli a lasciare il campo. Fuori Napoli, dentro Veronese. Simone Veronese, 19 anni. Napoli ha dato tutto, riceve i complimenti di Giorgi. Napoli che ha giocato pur dovendo fare i conti con una ferita al polpaccio rimediata nella partita con la Juventus. Protesta Matteoli. Intervento di Len, nettamente irregolare su Matteoli. Oliveira in area, palla sul destro, Oliveira, il pallonetto ed è il gol, grandissimo quel gol che Oliveira ha tanto voluto, ha tanto cercato. Esulta Oliveira, ecco l'immagine splendida di Valerio Fiori. Oliveira va sotto le tribune occupate dai tifosi del Cagliari, scatena tutta la sua felicità. 37esimo minuto. È un gol che può valere la qualificazione, splendido il passaggio di Deli Valdés, elegantissimo Oliveira nello smarcarsi e nello scavalcare Prodom con un pallonetto di qualità estrema. Grandissimo gol di Oliveira. Malin 1, Cagliari 2. Luis Ayrton Oliveira, brasiliano, passaporto belga e in Belgio, ha fatto centro per il suo Cagliari. Piricano, Deli Valdés, con calma, Piricano, Usceddu, De Buch su Usceddu, un gol che avrà dediche speciali da parte di Oliveira.
se vuole essere protagonista di una partita polemica anche nei confronti di Van Imse, il tecnico della nazionale belga. Sessione compiuta per Oliveira, seguiamo questi ultimi minuti, siamo al 38esimo del secondo tempo. Il Cagliari finora in questa edizione della Coppa UEFA non ha mai vinto, ha perso per 3-2 la gara in casa della Dinamo di Bucarest, ha pareggiato per 1-1 quella a Trabzon con il Trabzonspor. Sarebbe questo il primo successo. Cagliari che ha già centrato un obiettivo storico, arrivare al terzo turno delle Coppe Europee. Per Cagliari la quarta partecipazione alle Coppe Europee, non era mai arrivato così in alto. E ora sono fondatissime le speranze di arrivare anche ai quarti di finale. Malin 1, Cagliari 2, qui a Mechelen. Liberano i loro canti di gioia i tifosi del Cagliari, premiati per essere arrivati sin qui. Temperatura meno 4 per incoraggiare la squadra di Giorgi. Bartolomeusen. Sander. Eseni. Arriva Oliveira, va a difendere il vantaggio del Cagliari, il suo gol. Matteoli. Altro marcatore dei sardi, Gianfranco Matteoli. Ha dato fiducia alla sua squadra con un gol bellissimo di sinistro al 33esimo del primo tempo. Si sentono solo i tifosi del Cagliari. Gelo sul campo e anche nell'animo per i supporti del Malin. La punizione di Puscetti. Van Gompel, poi Bartolomeusen. Giorgi ha mandato Veronese su Eseni e Villa su Cerniatinski. Gaisbrex non ha trovato la forza per reagire il Malin. Colpo durissimo quello inflitto da Oliveira al 37esimo del secondo tempo. Ora siamo al 41esimo. Con un boato viene salutato il rinvio di Uscetto. Oliveira. Matteoli, ha trovato anche il passaggio felpato Oliveira per Matteoli, è la spia di una grande fiducia, di una grande condizione, di un morale alle stelle naturalmente. Matteoli, 'qualche problema per Matteoli al ginocchio sinistro, ma stasera davvero non ce ne siamo accorti. Eseni. Veronese. Uscetu e il gol del Cagliari, sono 3. Era in posizione irregolare Deli Valdés, ma il guardalinea evidentemente ha considerato la posizione di Deli Valdés ininfluente. È arrivato Uscetu e non ha sbagliato ancora su pallonetto. Protestano i giocatori del Malin, il gol di Uscetu al 42esimo. In ginocchio la squadra di Van Hoff, protesta De Ferm. Non vuol saperne Garcia Aranda, il direttore di gara. Rivediamo. Veronese, appena entrato in avanti, era regolare la posizione di Puscetto che veniva da dietro. Il guardaline ha considerato ininfluente l'offside di Deli Valdés. Niente da fare per Proudhon. La grande freddezza di Puscetto, un altro dei grandi protagonisti di questa serata memorabile del Cagliari. Ancora d'altra angolazione. Piatto sinistro di Puscetu e palla nel sacco. Malin 1, Cagliari 3, ancora lo scatto di Deli Valdés. È intervenuto De Buc. Ci
ci sono anche motivazioni economiche notevoli per il Cagliari. Il presidente Cellino ha promesso ai giocatori del Cagliari la metà dell'incasso della partita interna dei quarti di finale, che sono ancora più vicini adesso. È il delirio per i tifosi del Cagliari. Intanto gli addetti alla sicurezza in campo devono fronteggiare un tentativo di invasione, arriva anche la polizia. Brutto finale per questa partita europea. Siamo al 44esimo minuto, pericolo scongiurato sembra. Un'occhiata al campo, ma una anche alle tribune, a questo settore diventato pericolosissimo. Si continua a giocare. Matteoli cerca di guadagnare tempo. Matteoli, Veronese, Oliveira, un intervento su Oliveira di Geifrex. Malin 1, Cagliari 3. La regia belga ripropone l'azione del gol di Pusceddu. Palla che è arrivata da Veronese. Deli Valdez, Oliveira, De Buc, Eseni. A questo punto sarà durissima per il Malin. Cagliari ha ipotecato la qualificazione ai quarti di finale della Coppa UEFA. Siamo già in zona recupero, 45 minuti e 25 secondi. Generosamente Sanders viene fermato. Oliveira, Matteoli. Una partita che anche premia Bruno Giorgi e le sue scelte. Non è più il Malin dell'epoca d'oro, ma questo non toglie nulla alla qualità dell'impresa del Cagliari. Non può proseguire la sua azione Bisoli. Garcia Aranda ha già concesso un minuto di recupero. Cagliari che non ha mai sofferto. In vantaggio raggiunto poi i due colpi di Oliveira e Puscetti. Bartolomeusen, Czerniatynski che prova a pescare il jolly dopo un minuto e mezzo di recupero. Czerniatynski, niente da fare per lui e per il Malin. Non rientra la palla nel rettangolo di gioco. Cagliari che completa il quadro eccellente del calcio italiano in questo turno delle coppe europee. Intanto ancora problemi per ciò che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico. Scatenano la loro rabbia alcuni tifosi del Malin. Ed ora l'arbitro fischia alla fine della partita. A Mechelen, Malin 1, Cagliari 3. Nel primo tempo al 33esimo Matteoli, al 38esimo Czerniatynski, nella ripresa al 37esimo Oliveira, al 42esimo Uscè.